A tutto campo non stare, calmo, faccio grida. Il pubblico in silenzio, la palla li ferma al centro. Poesia in movimento, coi piedi come strumento. Qui si gioca a tutto campo, il Friuli ci fa da sfondo. E ogni traguardo in fondo lo tagli solo correndo. Da qui è tiale la TV Ponet, che par fallo TV smiglie come un golme tutta siete. Ah! Se c'è Massimo in diretta non un test, solo il best of, faccia che kissing in dissestio. Col collega me in diretta al tuo paese, che par fallo basta poco, un po' dice cassi dish. Su tele Friuli, fra di tegni ludi voli, fategli gli applausi se è il caso, perfino i cori fate. Tutto campo non sta mai calmo, tutt'altro grida. A tutto campo c'è tutto, tu tutto l'anno e fai. Tutto campo non sta mai calmo, tutt'altro grida. A tutto campo c'è tutto, tu tutto l'anno e fai. Buonasera e ben ritrovati da Tutto Campo, l'appuntamento con il calcio dilettanti ritrova il sorriso in eccellenza, il Charlize Muzzane, perché ritrova la vittoria ma soprattutto stacca dall'inseguitrice, la numero uno per il momento, che era la Gemonese, e si fermano i record di Pittilino. La squadra del momento diventa la Virtus Corno, gran girone di ritorno, Virtus Corno che al momento è fuori dai play-out, sarebbe salva. La salvezza è uno degli argomenti che affronteremo in maniera intensa questa sera da Tutto Campo, con un mister in particolare che ha appena lasciato l'ultimo posto. Do il mio benvenuto a mister Luca Lunian dell'ISM Gradisca. Ciao mister, benvenuto. Buonasera. Da Tutto Campo. Sono partito da lei, vicino c'è il nostro Simone Fornasiere. Ciao. E commenteremo questa giornata con Antonino De Blasi. Ciao Antonino. Buonasera. E Marco Casadio. Ciao, buonasera, buonasera a tutti. I messaggi, naturalmente, ad Emily. Ciao Emily. Ciao Massimo, buonasera a tutti i nostri telespettatori. I messaggi non solo SMS, vi ricordo anche WhatsApp. La novità, fra poco comparirà il numero. Vostre domande, vostre considerazioni su questa giornata di campionato. Salvezza, bella sfida, salvezza oggi era in carne. A Tolmezzo Manzanese, la nostra clip in musica, la nostra sintesi in musica che ci racconta che a Tolmezzo forse davvero è una stagione no. Vediamo. Cosa c'è che non va? Per il Tolmezzo c'è molto che non va, a partire dalla fortuna che non è a favore dei carnici quando Nutta perde quel pallone e Klung sigla il gol del 2-2, ma riavvolgendo il nastro. C'è la Manzanese che ci prova subito, pallone fuori dall'altra parte. Grande risposta di Menegon tra i protagonisti. Molte le azioni nel primo tempo pericolose. I portieri sono attenti fino al gol del vantaggio della Manzanese con Zucchiatti. Cosa c'è che non va? Quando gli occhi si assottigliano così. Sembra non andare proprio per il Tolmezzo, ma poi si scalda Gregorutti e soprattutto arriva il pare. Che tutto questo ora diventa indispensabile. Gregorutti e Paolucci, elementi indispensabili per la salvezza. Intanto Paolucci segue questo bel gol, girata col sinistro, palla in rete, e il Tolmezzo riesce anche a rimontare con De Crescenzo. Destro perfetto, 2-1. Cosa c'è? Lo vedrai. E vedrete come il Tolmezzo poi non riuscirà a mantenere questo prezioso vantaggio, perché sbaglia un gol che sembra fatto, Menegon è perfetto, non è perfetto Nutta che perde quel pallone, che Klung manda in rete per il 2-2, che ai fini della salvezza pesa come un mancino per Sante Bernardo e i carnici. Ed è questa la nostra sintesi in musica che apre il dibattito sulla lotta a salvezza. Possiamo guardare poi anche la classifica dell'eccellenza per dire cosa, Simone Fornasiere? Che pesa. Tu eri lì a Tolmezzo. Per dire che pesa e come, perché al Tolmezzo manca l'opportunità di scavalcare in classifica la Manzanese, oltre che di trovare la prima vittoria casalinga della gestione Bernardo, ma soprattutto deve cercare di non far pensare a Tolmezzo che questo possa essere lo specchio della stagione, una stagione che davvero non va. I due simboli, Gregorutti, che probabilmente un anno fa manda la palla nel 7 davanti a Menegon e questa volta calcia a 1, allora non stava bene, è entrato nella ripresa sull'1-1. Gregorutti, sì, perché non l'abbiamo detto, è suo il gol sbagliato.
Sì, è suo il gol sbagliato, quello che calcia addosso da buona posizione. C'è da dire su clamorosa palla regalata da Marini, che con un retropassaggio lo manda in porta, ma Gregorutti lì deve probabilmente chiudere. Probabilmente questo è il primo simbolo, sintomo di una stagione negativa. E poi c'è quell'errore di Nuta all'88esimo che pesa come un macigno. È vero, la Manzanese aveva alzato il baricentro, però sembrava ormai fatta. Beh, io penso che siano due fotografie assolute della stagione, non del Tolmezzo. Sarebbe stata una vittoria importantissima per il Tolmezzo. L'unica cosa è che non si può sperare in una stagione sempre solo in Gregorutti. L'anno scorso le ultime 10 partite... Però quella del portiere è anche sfortuna, no? Avevi trovato il portiere giusto per ripartire dopo Nardoni. Nuta naturalmente è uno che ha qualità, lo sappiamo, al di là di questo errore. Però Cristofoli era diventato il portiere affidabile, era diventato un qualcosa di fisso, no? In questo caso è forse troppo facile dire ok, la colpa di Nuta nel caso specifico, questo l'abbiamo visto. Nuta è un ottimo portiere, fino adesso errori del genere non c'erano stati, l'anno scorso Cristofoli aveva abituato tutti bene, ma non credo che il valore di Nuta si veda solo per questo singolo errore. Come hai detto tu, anche la sfortuna è stata tanta. Oggi valevano 3 punti, anzi 2 punti più, quindi la stiamo discutendo, però credo che da qui alla fine si farà perdonare. Mi auguro. Sì, sono sicuro, penso che questo pareggio faccia piacere a Lunian. Beh, certo. E comunque la perdita di Cristofoli credo che sia importante e negativo per il Tolmezzo, perché l'anno scorso Cristofoli ha contribuito in maniera importantissima alla nostra salvezza. Ma si è entrato con benissimo. Per cui hanno avuto una grossa perdita in questo momento. Cristofoli, primi 3 di eccellenza per il girone di andata. Assolutamente, insomma, Del Mestre, Clemente, Cristofoli. Poi vedremo Del Mestre oggi anche lui. Il giovane, forse portiere tra i più emergenti, no? Comportato. Ha avuto un percorso di un certo tipo. Ha avuto solo la parentesi no a Charles Mussane, ma comunque dimostrando anche lì con certi interventi. Comunque volendo ritornare invece sul momento del Tolmezzo, su una di quelle annate dove veramente ti gira tutto storto, compreso l'episodio. Ecco, e quindi molto probabilmente vuoi lo stato precario di forma di Gregorutti, sul quale negli ultimi anni in qualche modo... Non stava bene oggi. Oggi non stava bene, tra l'altro addirittura forse non doveva forse nemmeno giocare. Però l'apporto che negli altri anni è stato dato da Gregorutti in questo campionato non c'è stato. Molto probabilmente è il punto di debolezza del Tolmezzo di oggi. Beh, c'è anche il gol di De Crescenzo in avvio, solo davanti al portiere. Però devo dire, De Crescenzo, io ho visto un grande giocatore oggi. Ha una qualità veramente superiore al resto della squadra. Ma io ho paura che mentalmente possa subire il Tolmezzo questa situazione, perché... Da proprio la sensazione quest'anno non riusciamo ad uscirne come eravamo capaci, perché oggi, questa di oggi, il Tolmezzo la vince 2-1, sempre, solitamente, casa Dio. La vince con la solidità difensiva e la voglia che hanno sempre dimostrato. Non credo che oggi sia mancata la voglia, ma si parla dell'errore tecnico. E, ripeto, il discorso Gregorutti ogni volta lo tiriamo fuori, ma perché l'anno scorso si sono trovati in una situazione probabilmente simile a questa e le ultime 6 giornate i risultati vincenti li ha portati lui, o con assist o con gol o con situazioni nelle quali ha sbagliato lui la partita, anche quando perdevano con doppiette. Io mi auguro che le ultime 10 partite, magari recuperando anche la condizione tecnica, riesca a tornare così. Prima di parlare dell'ISM di Lunian, qualcosa avevamo già intravisto, possiamo far rivedere anche quello che è stato oggi a Tolmezzo, no? Manzanese e Tolmezzo, tra l'altro Lunian è anche un ex manzanese. Secondo te, mister, però, questo Tolmezzo in questo momento ha le carte per salvarsi? Lotterà fino alla fine con tutti noi, questo è poco ma sicuro. C'è da dire anche che oggi ha giocato contro una Manzanese che in salute sta bene. Sì, è vero, adesso dobbiamo dire qualcosa della Manzanese. Dal punto di vista tecnico sicuramente è diventata una buona squadra, quindi non è neanche facile riuscire a batterli. Poi mister, permettimi, questo Zucchiati reinventato in mediana secondo me è stata una mossa decisiva. Io ho visto già 2 partite consecutive della Manzanese, Zucchiati oggi tra i migliori con Raffa, cioè è una squadra, io ho visto una squadra solida la Manzanese. Ma credo che sia un ruolo che possa interpretarlo bene, perché ha una grande fisicità, ha un sinistro a piedi buoni, quindi
di testa le prende, secondo me con un po' di impegno lo può fare. È giusto bene. Dire che passa da Paolucci anche la salvezza del tormezzo eventuale? Non c'è dubbio, assolutamente, non c'è dubbio. Sì, ecco. Giocatori come Paolucci, Gregorutti, Scarsini, insomma, sono giocatori importanti per quella squadra e credo che faranno di tutto fino alla fine per giocarsela. Ecco, ti chiedo Simone, però mentre abbiamo rivisto anche gli episodi finali che abbiamo detto sono un po' la fotografia del tormezzo, è vero che sbaglia Gregorutti, però Menegon è da un po' di tempo che fa parate decisive. È uno dei segreti della Manzanese in questo ultimo periodo, cresciuto molto, hanno avuto questo grande problema del portiere all'andata, forse Menegon soffriva un po', dico io, il fatto di sentirsi un po' in competenza con Malusà, che era fuori, in competizione con Malusà, che era fuori quota, quindi sai che il fuori quota potrebbe essere un'arma, farlo giocare in porta, per cui invece nelle ultime domeniche ho visto Menegon cresciuto, anche se lì sbaglia Gregorutti però, Ho capito, però la para anche, secondo me. Ho capito che gli attaccanti i gol li sbagliano, cioè, se sì. Sempre e, i portieri li devono parare, in qualche modo. No? Comunque, tu per tu, io è vero che la sbaglia Gregorutti, però non vorrei dimenticare le parate che sta facendo Menegon. Sì, è stato bravo anche a rimanere in piedi, cioè vuol dire tanto mettere l'attaccante nella condizione però, di non voler mettere la palla dove dice cresciuto, lui. È cresciuto Menegon, non c'è dubbio. Comunque, alla domanda, alle carte per salvarsi, pare che la risposta sia evidentemente sì per il tormezzo, ma rapidamente. Al momento è solo sfortuna, quello che hai visto oggi è sfortuna? Quella che ho visto oggi è sfortuna, perché non mi è dispiaciuto, se l'è giocata assolutamente alla pari, il pareggio forse è giusto, perché la Manzanese nel secondo tempo aveva alzato, però sai, quando a due minuti dalla fine sei avanti e prendi un gol così... Però vedi meglio comunque la Manzanese nel complesso? Per vari discorsi che facevamo. Vedo due squadre diverse, vedo una Manzanese che ha un collettivo importante che gioca e un tormezzo che, come diceva il mister, farà leva sui tre singoli. Paolucci, Scarsini, quattro, Gregorutti e De Crescenzo. Attenzione, non dimentichiamolo De Crescenzo. Poi possiamo fare anche un distinguo quando parliamo di salvezza diretta. Salvezza attraverso i play-out. Perché ma queste squadre possono ancora puntare alla salvezza diretta, infatti, Tolmezzo e Manzanese, infatti, no? A capire, poi c'è un percorso lungo come l'anno scorso, ci sono secondo me delle squadre più attrezzate anche per la salvezza diretta e altre che si lotteranno alla fine play-out. Emily? Ci scrive Alan, Lugnan è l'unico che ha capito chi è il miglior portiere della categoria, Clemente, sempre decisivo, e poi la stanno guardando gli SM Indios, mister sei un grande. Chi sta guardando? I ragazzi. I penso alla squadra. Ok. Alan in realtà è Clemente, che si è... Si è fermato con un altro. Sì, è stato mio portiere a Manzano, quindi lo conosco molto anche bene. Paolucci era Manzano. Anche Paolucci, sì, sì. Adesso parliamo di Lugnan e della sua gradisca adesso, della sua SM. Dopo la pubblicità, fra poco. E continuiamo questa puntata al tavolo, nel nostro tavolo, la discussione aperta sulla lotta a salvezza con mister Luca Lugnan di SM Gradisca, nostro ospite, poi con Marco Casadio, Antonino De Blasi e il nostro Simone Fornasiere. Siamo pronti un po' a discutere dell'ISM. L'ISM sta bene? Anche se non riesce ancora a vincere, sta bene? Ma siamo ancora all'inferno, diciamo che oggi... Un passetto... Avete scalato un girone in inferno menù. Gli alpini, ci stiamo arrampicando, corriamo come i bersaglieri e non molliamo di un centimetro, però è durissima e speriamo prima o poi di riuscire a vincere qualche partita perché è importante. Cosa mi dici di questa di partita che stiamo vedendo? 1-0 Menichini, poi il pareggio di Rodic. Oggi abbiamo fatto una buonissima partita e siamo andati in svantaggio il primo tempo quando non meritavamo proprio. Poi abbiamo dovuto rincorrere, quindi la situazione si è complicata. Nel secondo tempo abbiamo cambiato anche atteggiamento tattico perché siamo stati molto più arrembanti. Ho messo dentro alla fine quattro attaccanti, più Campanella che è un trequartista, l'ho messo in mediana, ho inserito Volk che è un terzino di spinta e abbiamo preso un po' in mano la situazione e abbiamo cercato di riprendere la partita. Ma dove siete cresciuti voi? Solo sul fatto che siete per la grinta, per il cuore o c'è qualcos'altro? Perché secondo me ci deve essere qualcos'altro. Io credo insomma che alla fine il lavoro paga sempre. E statisticamente le mie squadre in giro di ritorno vanno anche meglio. Noi abbiamo anche sistemato un po' la squadra con un paio di innesti come Lionetti e Marini. E quindi poi speriamo di avere tutti a disposizione, Otti stesso, se sei un buonissimo giocatore. Se siamo tutti, diciamo che siamo una buona squadra e ce la giochiamo.
Sì, beh, l'Insieme è una buona squadra. Questa è la classifica adesso, in no? In questo momento sono play-out. Play-out con l'Union Pasiano. Quindi è dentro nella forbice, quindi dall'inferno andresti al purgatorio, che sono i play-out, sperando di andare al paradiso. No, ma noi stiamo tranquilli, umili, in cesta lì ancora un pochino, perché quando arrivi di rincorsa poi dopo fai sempre paura, un po' come l'anno scorso, no? È più pericoloso. Non hai paura a rischiare ogni anno così tanto? Beh, questa era la situazione, lo sapevamo sin da inizio anno, che sarebbe stato difficile e durissima, perché è una squadra giovane e d'altronde è una società che è ripartita, lo sappiamo, negli ultimi anni a ricostruire da zero, credo. E per quanto tempo l'SM dovrà rischiare? Beh, c'è un grosso lavoro da fare, soprattutto a livello giovanile, perché devi fare costruire delle buone squadre per far crescere i giovani e portarli poi in prima squadra, quindi ci vorrà un po' di tempo. Però la triade Moggi, Giraudo, Bettega, insomma Luksic, Tonon e San Giovanni sono tre persone straordinarie che cercano di fare il massimo con le disponibilità che ci sono, e pian pianino la squadra, la società stessa crescerà di anno in anno. Speriamo non facciano poi il paragone completo, no? Che quello non andrebbe bene. Senti, però Casadio, secondo me, una caratteristica, io ho notato che durante le vacanze l'Union metteva sui social, che ormai controlliamo sempre, gli allenamenti anche durante le vacanze. È un elemento che deve far scattare un campanello d'allarme a tutti gli altri, cioè la caratteristica sua e delle sue squadre non molleranno mai, no? E il mister, poi conoscendo i ragazzi, avrà capito che è importantissimo per loro trasmettergli il fatto che lui in primis ci crede, che non molla niente. Chiaramente dal fatto loro, se può essere un aspetto positivo, loro sono partiti sapendo di avere delle difficoltà e quindi sanno che dovranno lottare fino alla fine. Per assurdo puoi trovare chi invece era partito dall'inizio bene, che si troverà in fondo nel periodo in cui veramente bisogna esserci. È come il Pasiano, no? Come il Pasiano, altri andranno in difficoltà. Loro, ma secondo me, scusami, c'è un dato. Sotto hanno cambiato tutti l'allenatore. Non loro. Non può essere un caso che l'Union è lì e la squadra comunque pian piano riprende. Ma la società si sarà anche resa conto, a differenza magari di altri, che i ragazzi che gli hanno dato la rosa è quella, quindi che il lavoro che sta facendo è ottimo, ma i risultati poi un allenatore, lo dico, può essere il più bravo e il più preparato. Io ho sempre detto che a dicembre avremmo visto un altro girone di ritorno come l'anno scorso in base agli acquisti che uno fa, perché se ti prendono 3-4 giocatori che poi andando in 4 mesi più avanti ti danno la continuità di avere delle scelte, sì, diventa importantissimo. In più lui riesce a dare continuità al gruppo, lavoro, entusiasmo, perché poi è difficile recuperare. Ma secondo me la differenza adesso tra Lignano e ISM La fa Lignano è perché è una storia che si ripete, cioè vi ricordate lo scorso anno, no? Da dove era partito Luca e come si è salvato Luca, mandando all'inferno, sì, il Flaivano, no? Ecco. Gli ultimi 3 anni mi sono salvato l'ultima giornata, esatto, quindi 2 anni mancano. Allora, con qualche benedizione a Flaivano, però certo, fa parte del gioco. È chiaro, insomma, è chiaro, tu chiedevi di caratteristiche della squadra. È chiaro, le caratteristiche dell'ISM di oggi ha le caratteristiche del suo allenatore. Però, tenace, non molla, determinati, però, ci credono. Tu senti l'intervista di Lugna alla fine partita, sempre positivo e comunque con messaggi chiari nei confronti di chi lo ascolta. Ha un carattere questa squadra, però il paragone su Lignano non è per dire che la scelta, Venturuzzo non è bravo, no, ma l'esperienza di Lugna, il carattere di Lugna non lo compri, non lo prendi, esatto, al primo giorno che ti, esatto, metti in panchina. Con un particolare, però il mister ovviamente non me ne voglia, non gli voglio togliere un merito. L'ISM si è mossa, Lignano è stato fermo in questo mercato. Più fermo, non fermo del tutto. Che hanno preso? Hanno preso Jokić e basta, un giocatore loro hanno niente. Beh, voi avete preso mister Leonetti, Otti, Marini. Infatti, dai, direttore, poi la società ha fatto un buon lavoro. Ecco, poi tu ha recuperato anche Campanella, che non è nella prima parte del campionato. Poi stiamo parlando della differenza di un punto, attenzione, non vogliamo adesso esagerare le cose, però Lignano vedo un passaggio, sta facendo un
diciamo regressione, una regressione. Venturuzzo una settimana pareva essersi dimesso, poi c'è stato un chiarimento col presidente. Però Simone, tu puoi avere 9 punti e avere un ambiente che in qualche modo ma dove c'è scoramento. Puoi avere 9 punti come la squadra di Lugna, 10 punti come la squadra di Lugna, è un ambiente che lo segue perché sa che tutto sommato fa parte di un percorso che li porteranno al 1° maggio forse a giocarsi ancora l'appendice dei su questo non c'è out, dubbio. Ma tu ci pensi alla salvezza diretta? No, guarda, io penso che domenica prossima giochiamo a San Luigi, sarà durissima, esatto. Quindi la classifica la guardo veramente poco, cioè si lavora partita dopo partita perché è inutile fare programmi a lungo termine in una situazione ancora difficile. E soprattutto guarderai fra 15 giorni, mi pare, quando arriverà a Lignano a Gradisca. E lì sarà uno scontro diretto importantissimo, fondamentale, certo. Per cui dobbiamo farci trovare pronti. Primo step è evidente lasciare l'ultimo posto a qualcun altro. Beh, no? Già adesso, insomma, oggi siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Non è molto. Beh, eravate stato una volta a pari, adesso è la prima volta che dovete sopravanzare. L'importante è poi il gap dei 10 punti, no? Bisogna riuscire a restare... Ci ricordiamo la casa, cioè con 10 punti di distanza dalla penultima, la quintultima, non ci sarebbero play-out, bisogna stare sui 9 punti. Zanuttic da Lunian come viene visto? Mister della Virtus Corno. Credo che stia facendo un buonissimo lavoro. Come ha fatto? Sta facendo bene, no? Sì, ma come ha fatto a migliorare così tanto la Virtus? Sarà un martello anche lui. In queste situazioni bisogna cercare... Te l'aspettavi che la Virtus uscisse così? Sinceramente no, però poi sai quando incominci a vincere una partita, vinci 2 partite, si creano le condizioni mentali, migliora il morale, per cui poi dopo è più facile fare bene. Questo è il gol del vantaggio di Mosanghini, la prima sconfitta in campionato della Gemonese, questo dà valore alla giornata e al momento della Virtus Corno, tra l'altro un ex Mosanghini che è passato primo, da lì. Il primo errore, sì, beh, primo errore di per sé. Un errore in disimpegno, no? Sì, quindi... sì, sì. Beh, Mosanghini è stato un po' la chiave di volta della gara, anche nel, e guarda qua adesso. Anche sul secondo gol, va a pressare come credo poche volte lo abbiamo visto fare, però è entrato con voglia e poi ha servito l'assist a Gashi per il 2-0, partita chiusa. Ha fatto veramente bene Mattia, per tornare un po' alla domanda di prima su quanto ha inciso Zanuttic. Eccolo qua, che esulta con i suoi. Beh, un bel ambiente, devo dire, in questo momento, è chiaro, rinsaldato da una serie di risultati positivi. Nelle ultime 7 giornate 16 punti fatti, nelle ultime 4 10 punti, quindi c'è proprio forse un cambio di marcia. Chi ha vinto? San Luigi, Fontana Fredda e adesso Gemonese. Casadio, cioè questo secondo me è un segnale chiaro, e l'abbiamo detto giovedì, Simone. Zanutti sta dicendo alle altre concorrenti, io posso vincere adesso non solo con quella la mia portata. Chiaro, lui in sta settimana 9 punti in 3 partite e contro chi ha portato entusiasmo, fiducia, segnali alle altre, lui starà facendo un percorso suo, però pensa anche al segnale che ha dato agli altri che è importantissimo, 9 punti, 10 nelle ultime 4 giornate, la vittoria di oggi. Secondo me, scusate, per me è tanto, cioè ok fare bene, così molto oltre a fare bene, perché ok che sono arrivati i giocatori, ma qui siamo oltre, secondo me. Non so come la vedete voi, però ditemi se non... No, ma ci sono meriti sicuramente l'allenatore, non può essere altra lettura evidente. È evidente che c'è la mano dell'allenatore, sicuramente. Sì, beh, lo è veramente proprio per chi ha visto le partite, anche quelle perse, prima di infilare questa, come dire, questa serie di risultati utili, si vedeva che qualcosa era in embrione che poteva veramente sbocciare, perché in qualche modo una squadra che ha cominciato ad avere posizioni chiare, situazioni di gioco, capacità di difendere in modo corretto, l'aggressività giusta, cosa che una squadra che è pressa così, devo dire, negli ultimi anni difficilmente l'ho vista, e soprattutto nella partita, beh, c'era anche Marco martedì contro le Fontana Fredda, il pressing e il ritmo è stato una delle chiavi di volta della gara. Poi adesso Zanuttic mi ha assicurato che farà anche le interviste con te, Simone, quindi puoi essere tranquillo. Emily, abbiamo qualcosa sul nostro tema salvezza? Sì, prima abbiamo un saluto per mister Casadio e un in bocca al lupo per la nuova avventura da Stefano Del Medico.
E invece ci scrive per il tema salvezza Martinello da Lignano: nonostante la bassa marea noi non ci areniamo, forza Lignano. Sì, oggi la sconfitta del Lignano è pesante col Kras 4-1, si riprende il Kras. Più che bassa marea è alta marea a Lignano, mi pare, perché l'acqua è alla gola, quindi... non è un bel momento. Bella metafora. Le prossime partite saranno chiave. Nuova avventura, cioè, per Lignano casa Dio. Lignano Tolmezzo domenica e poi SM Lignano. Esatto, per cui... due partite che dicono. Nuova avventura parlava di rappresentativa regionale, sul finale mi dai qualche spunto, Marco, non dimentichiamoci, sì, perché in settimana sono state delle amichevoli addirittura internazionali, insomma, per le nostre rappresentative. Ultima battuta sulla Virtus Corno prima di andare in pubblicità. A questo punto, Simone, Virtus uscita dai play-out e centrato il Pasiano. Ecco, adesso secondo me questo cambio può diventare il cambio definitivo? Il momento direbbe questo, perché l'Union Pasiano credo settima sconfitta di fila, e quindi anche dal punto di vista emotivo, dal punto di vista mentale, è chiaro che in questo momento le cose sono cambiate, per cui ti dico di sì. Questo è questa è la sensazione. Questa è la sensazione, però poi attenzione dietro, perché Manzanese e Tolmezzo, se fossi nella Virtus Corno, in questo momento mi farebbero comunque ancora 11, un po' d'ombra. 11 partite sono tante. Ma io sopra, mister Lunian, sopra può rientrare qualcuno? Cioè, assolutamente sì. Sì? Le statistiche dicono che una viene giù come i piombi nel girone di ritorno. Ma è già venuto l'Union Pasiano. Ok, e un'altra deve stare in campana. Ancora una. 11 partite sono tantissime. Beh, domenica prossima c'è, senza volere chiaramente mettere le mani avanti o cosa, c'è Virtus Corno Vesna. Ancora il Vesna potenzialmente. Cioè, Vesna Virtus Corno, ma c'è anche a un punto più, c'è il tricesimo, per cui molto probabilmente se uno pensa a squadre dalla classifica tu, Simone, vicina. Io non credo che queste sono quelle che se lo giocheranno fino alla fine. Credo che in linea di massima. Credo molto poco che il Vesna torni in zona play-out, e credo poco per l'altro punto di forza della squadra, l'allenatore, anche in quel caso che il tricesimo possa essere risucchiato. Una battuta, Pitirino dice sempre che si ispira all'Union. Cosa vuoi dire a Pitirino, che oggi invece... Si sentiti prima, le ha sentite. Oggi anche a Tolmezzo ero in tribuna, e quando non ho saputo i risultati, ovviamente il derby con la Gemonese, uno in parte ha detto: quanca le di fa un plasè quando c'è da fare un piacere. A Gemona niente da fare. Però io ho detto a Pitirino: se dovevi perdere con una squadra, almeno hai perso con una squadra simpatica. Ok, benissimo. Te la faccio passare. Torniamo fra poco, perché se la Gemonese perde ritrova la vittoria il Charlie Smuzzane, noi quindi ne parliamo dopo la pubblicità. Restiamo in eccellenza, amici di A Tutto Campo, prima di passare poi alla promozione, in particolare la promozione Girone B, con le immagini degli scontri d'alta classifica. Prima delle immagini ancora un paio di messaggi con Emily. Arriva un nostro ascoltatore che dice: Zanutti dovrebbe essere un allenatore che merita anche altre categorie. E per chiudere questo l'argomento Virtus Corno, e abbiamo detto di Zanutti. Scusa, prendo un altro messaggio, però, Casadio, se Zanutti adesso è il mister che sta bene, che è felice, c'è Giulio Franco Martin che è veramente in crisi, possiamo definirlo così, proprio anche morale in difficoltà. Sì, allora a livello calcistico è capibile dai risultati. Chi lo conosce come uomo di calcio fa senso stilo così, nel senso che io l'ho sempre visto. È un po' giù, forte, le dichiarazioni che ha fatto. Sì, l'ho sentito sicuramente giù di morale. Chiaro, uno dice: sai, hai perso 7 partite, però visto la partenza, visto la promozione dell'anno scorso, visto quello che sta facendo, non deve mollare, ritornare il Giulio che è, con la voglia, perché poi credo che i ragazzi sicuramente hanno bisogno di quello. Perché questa è un'altra discriminante nella lotta a salvezza poi, se comincia a essere anche il mister un po' giù è preoccupante, poi un mister così come ce lo descrive a casa Dio. Però scusami, ci sono ancora tutti gli scontri diretti? In queste prime quattro di ritorno. Ci sono tutte le partite da poter giocare, scontri diretti, adesso cominciano a pesare i punti. Siamo nel vivo, dai. Ancora un messaggio? Ancora due messaggi. Una domanda da casa: ci chiedono se secondo voi adesso il San Luigi molla o cerca di rimanere in vetta.
Oh, perché deve mollare? Ma speriamo che molli. Domenica, no? No, non può mollare. Ma ascolta, abbiamo perso due di fila. La becchi in un momento magari non... Luigi è sempre una bestia nera, sì, ma in casa, in quel campo sintetico. La squadra non molto bene, quadrata. Però, scusa, non è mai facile. Non dico che molla, però San Luigi ha già fatto ovviamente il suo. Ma sì, dico anch'io. Ma alla grande. Già, voto in pagella già 7.5, sì, non so dove arrivano, ma... Sì, ma... Meno che non crollano, come hai detto sentiamo l'ultimo. Ci scrive poi Enzo da Carlino, saluto a Massimo e i suoi ospiti, vittoria sofferta ma meritata del Carlino, onore ai vinti e ad un grande Favero. E allora guardiamo come ha vinto il Charlin Smuzzana in casa col 3° servizio. Con Totò a campo, Rai Tribuna, vittoria da spazio a Borsetti. E resta fedele al 4-3-3. C'è ancora un po' di nervosismo per il Charlin Smuzzana e basta vedere questa scena di Migliorini, perché bisogna riprendersi subito. C'è anche un po' di sfortuna quando nel primo tempo esce anche Candussio per infortunio e la partita parte malissimo, perché Guerra porta in vantaggio il 3°. Parte benissimo invece per la squadra del presidente Sorrentino, che in tribuna spiega come questo gol arriva. Gran giocata di Guerra, errore evidente di del mestre Zanutta, ovviamente preoccupato perché il suo Charlin Smuzzana parte male, però a Fabbro, e questa punizione dimostra quanto la dipendenza da questo attaccante sia importante. 1-1 con gran giocata, risponde su punizione Favero, distante ma centrale, para il portiere del mestre, poi il palo ferma Battistin, il destro da fuori, riesce a toccarla Calligaro, poi salvato dal palo, ma grande intervento del portiere. Occasione per Candussio prima dell'infortunio, pallone alto sopra la traversa, Fabbro sempre su punizione, Calligaro la tiene sulla linea con qualche brivido dall'altra parte, e del mestre che recupera su questa deviazione di Zanon. Il 3° non sta a guardare le iniziative del Charlin Smuzzana, che ha più campo naturalmente. Favero ci prova, blocca del mestre, respinge in angolo Calligaro, invece un'altra punizione di Fabbro, e sempre Fabbro col sinistro, per poco non trova il diagonale vincente. Si ferma qua il primo tempo con il capitano, grande protagonista, poi sempre Battistin impegna Calligaro all'ottima parata a terra, Migliorini invece col sinistro non riesce a inquadrare la porta. C'è più Charlin Smuzzana, ma attenzione, Ostolidi per Bertossio, Zanon salva il Charlin Smuzzana. Bertossio, rivedete il tocco sotto, ma Zanon è decisivo, e dall'altra parte, quindi dopo aver rischiato di andare sotto, il Charlin Smuzzana va a prendersi la vittoria. Fabbro però non riesce a trovare più la via del gol, sembra un incubo, dopo aver segnato su punizione non arriva la rete su azione, e allora serve Moras, serve la giocata di un altro dei talenti della rosa del Charlin Smuzzana, ed ecco qua il sinistro vincente in diagonale, stavolta Calligaro non ci arriva, esulta il Charlin Smuzzana, perché questo è il gol vittoria, è il gol che fa ritrovare il sorriso, mentre Fabbro sbaglia ancora, ma come detto oggi al Charlin Smuzzana basta Moras. Quindi? Più 7 in classifica, salutano tutti. Sì. Sì, sì. Salutano tutti, sì. Con questa? Sì, beh, 7 punti cominciano adesso a essere tantissimi. Sì. Sono già 2 mesi che diciamo lo possono perdere solo loro, e continuiamo a dirlo. E continuiamo a dirlo. Sì, sì, per questa... Perché è dietro in qualche modo. No, sì, il vero problema è che non c'è dietro. Sono i più forti, dai. Sì, cioè, non sì, è che sì, prima sono 7 punti, sì. La mia squadra organizzata, no, al bar. Ma, dai, infatti prima l'abbiamo detto, posto perché abbiamo sempre stato detto, la rosa, i risultati, beh, la continuità, detto, cioè non... la continuità, e più partite passano. Però si è visto, chiedo a voi, un momento di difficoltà, cioè questa vittoria serviva proprio perché c'era qualcosa che non andava, no? Il famoso posto dopo la Coppa Italia c'è stato e come perché c'è stato? Comunque hai perso una partita, una finale di Coppa Italia, però sono state insomma in 2 settimane, la partita dopo hanno vinto, ma dopo c'è stato un momento che può essere anche naturale, e adesso hanno continuato a viaggiare con i numeri di prima. Però scusate, prendi gol così subito con errore di Del Mestre. Stati bravi a rimetterne. Un secondo dopo arriva quella palla lì, Fabbro mi sembra, Zubin quando era in D col Pordenone, che segnava anche le punizioni, cioè anche se poi ha sbagliato l'impossibile per lui, però è lì che ti cambia mentalmente la partita l'Union, no? Prima occasione su punizione lui la mette dentro. Sì, beh, insomma, Fabbro è giocatore, lo sappiamo tutti, uno ti risolve la partita in un attimo.
Quindi quando, però oggi, quando non fa gol è sempre comunque pericoloso lo stesso fare parte. Il giocatore, fra tutti quei giocatori, è il più decisivo. È decisivo. Beh, quello che oggi, anche se poi oggi arriva Moras, no? Alla fine. Quindi a dimostrazione che la rosa comunque è una rosa importante, no? Campora in tribuna, gol decisivo. Beh, di chiaro. Moras. Però non bene i due portieri, a parte al netto di, cioè su due episodi decisivi, anche sul gol di Moras. A me è piaciuto Callegaro. Ma sul gol? Sul gol non so. Posso dire una cosa? Sì. Un po'. Io purtroppo, è il vero che il tempo è quello che è, vedo in giro dei campi bruttissimi quest'anno. Sì, sì, beh, però. Questo è vero, Beh, cioè, è tanto marrone. Un mese che ghiaccia, l'erba si brucia. Ho visto uno bello a Tolmezzo oggi, ma è facile lì. Sintetico. No? E ne vedrai un altro domenica a San Luigi. Però avete visto, comunque, tutto facile. Ciao, ciao, però guardate, anche lì, gol. Salvataggio di Zanon. Salvataggio di Zanon, Se va sotto, cioè, ti girano, ti gira, il campionato ti gira da un episodio anche, anche questo, se sono i più forti. Ma è sempre stato così, credo, no? Cioè, sembra una fase fatta che, come dire, la fortuna aiuta gli audaci, però se le cose nel momento in cui non va bene, anche l'episodio ti gira contro, sì, ti gira proprio veramente, in questo caso ci sta tutto. Ecco, ma no, vabbè, è una vittoria comunque, nel complesso è chiaro che crea di più il Charlese Muzzane, ma sì, ci mancherebbe che va lì il tredicesimo di Bortolussi e crea di più del Charlese. Però negli episodi, li abbiamo visti. Emily? Sì, a proposito di grandi portieri, non dimentichiamo quello del Chions, che anche oggi è stato insuperabile come tutta la difesa, Fabrizio da Chions. E poi abbiamo una domanda. Ancora zero gol il Chions. Infatti adesso voglio fare un altro ragionamento, sentiamo l'ultimo messaggio. Abbiamo una domanda per voi da un nostro ascoltatore. In questo momento il Lumignacco dove può arrivare? Ah, perfetto. Si allaccia proprio quello che volevo dire io, che il problema del Charlese Muzzane è che non ha avuto la sua inseguitrice originale in questo campionato, il Lumignacco di cui abbiamo le immagini, 0-0 col Tor Viscosa, forse meritava qualcosina più Tor Viscosa, lo vedrete prendere anche un palo, ma al di là dei 5 risultati utili consecutivi con Goteas, forse ancora una volta Lumignacco non è riuscito a dire ma almeno torno casa Dio, almeno torno a provarci, anche se loro sono più forti. La partita col Tor Viscosa poteva dare quel segnale se c'era una vittoria, a meno di trovare una continuità, perché inizialmente... Adesso si è fatto di nuovo Maletano. Inizialmente il discorso, dopo che ha dato mister via Zoratti, c'è stato qualcosa a livello dei risultati e di ambiente. E bisogna capire se ci aspettavamo che fosse una squadra che doveva recuperare almeno la vetta o cercare di arrivare seconda. Ma sei d'accordo che doveva essere, possiamo restare sulle immagini, poteva essere solo Lumignacco? No, anche il Tor Viscosa. Anche il Tor Viscosa. Perché non c'è? Ma il Chions, io la sensazione che arrivi in rincorsa è forte proprio di quella, no? Sto baluardo difensivo e che secondo me. Però questa squadra, Lumignacco, l'abbiamo sempre detto, aveva i crismi per poter essere la sfidante. Le ultime tre giornate ha fatto 3 punti, ecco, sì. Ha fatto 3 pareggi, basta, ecco, dopo le 2 vittorie iniziali. Poi i 5 risultati consecutivi sono 2 vittorie e 3 pareggi. Insomma. Ma anche il Tor Viscosa, non dimentichiamo che l'altro anno ha chiuso secondo il Tor Viscosa. Vincendo qua. Vincendo qua all'ultimo minuto. Quindi secondo me, tu hai detto la inseguitrice originaria, secondo me le inseguitrici, perché anche il Tor Viscosa alla vigilia poteva giocare per un posto. E ti dico di più, se vince tanto ieri... guarda Simone, ci salutano da casa, vedi, e poi... si chiude così. Tifosi illuminati. Si chiude con un po' di salame. Io ho assaggiato una fetta sola. Immagino. Anch'io. Con il tè. Con il tè. Alla giapponese. Se il Tor Viscosa vinceva ieri, tornava in corsa ancora. Perché per il secondo posto non c'è chiarezza. Ah, per il secondo possiamo posto. Vedere la classifica? Prova a vedere con 2 punti in più. Dai, così chiudiamo l'eccellenza, l'analisi. E poi domani lunedì in gol tutti i servizi. Forse. Guarda, perché al secondo posto sono lì, Tor Viscosa andava a 31, Beh, insomma, Chions 35 mi piace di 11 più, punti, 11 gare, se erano tante 7 minuti fa, sono tante. Però anche adesso. Cioè, tu secondo me devi valutare il percorso, no? Il ruolino di marcia del Chions, che è un ruolino senza tanti troppi alti e bassi. Esatto, sai cos'è? Ecco. Che non vedo alti nel Tor Viscosa, la vedo così. Non ne aveva neanche l'altro anno alti,
No, è vero, però era più continua. Poi bisogna dire che forse ha qualche giocatore che gli manca, che l'anno scorso fece la differenza. Sannino, secondo me, l'anno scorso ha fatto un campionato strepitoso. Quindi insomma, dietro Michelin, mi fate capire se la lotta solo al secondo posto. Sì, e chi la vincerà, dai, giro di tavolo? Chions. Chions? Lunian? Io faccio il tifo per Pittelino e la Gemonese. Ok. Tifo a parte, Casaldio? Ma te lo dico, tifo Fontana Fredda per come giocano. E realisticamente, Chions. Anch'io dico Chions. Ma anche perché io dico nelle prossime, perché se lo merita, se lo non merita, tifo, ma se lo no, merita. Ma nelle prossime giornate, se Gemonese va avanti in Coppa, la Coppa, Coppa ci può essere, qualche altra battuta d'arresto. Che Chions o Gemonese, due squadre importanti. E comunque che sono lì lì. Che comunque, la differenza la fanno le traballanti adesso nel giro di ritorno, perché saranno anche quelle che arriveranno in alto. Però scusate, comunque Chions, abbiamo detto, le inseguitrici originarie erano Lumignaco e Torviscosa, ma Chions e Gemonese non avevano la possibilità di stare più attaccate ancora al Cerlis Muzzane, come rose, Lunia. Ma se vai a vedere le fasi, la fase difensiva di queste squadre, sono squadre importanti che hanno dei gruppi di lavoro importanti e possono... Ma la differenza cosa ha fatto? La rosa? Ma certamente. Più scelta per Vittore. Il campionato è quello che abbiamo detto. Importanti che ti risolvono le partite, insomma. Anche la Gemonese ce l'ha, perché Nardi e Tocchetto non è che ce li hanno tutti. Però poi... Insomma, in tutto il contesto, a livello di organico, credo che il Cerlin sia forse più attrezzato. Forse a livello offensivo ha più forza la Gemonese del Chions. Sì, assolutamente. Chions, sì. Ma per come, gioca, per come sì. gioca Fabio, sì, perché insomma, beh, ogni volta poco ogni, e poi ogni volta che hanno su Nardi Tocchetto, questi ti fanno sempre male. Esatto. Invece, la sensazione è che quando Cerlin's, prendono palla loro fanno... Hanno giocatori che anche in manovra è una squadra che macina gioco, quindi... Poi sì, dopo sì, davanti sì. Te risolvono perché hanno giocatori forti. Fermiamo qua la nostra analisi sull'eccellenza e andiamo con l'ultima parte dedicata alla promozione. Non mancano le immagini e restate con noi. Parliamo di promozione, noi continuiamo a tutto campo, poi daremo un rapido sguardo anche a altre categorie e vi aggiorneremo sul Pordenone che giocava, iniziato alle 18.30. Prima però, promozione Girone A, con l'aiuto della grafica e della regia, Simone Fornasiere, tu hai già letto i risultati puntuali alle 19.15, cosa ci dice la promo A oggi, aspettando le immagini domani e lunedì in gol? Che il Brian si salva nel finale, stava perdendo in casa col Fiume Veneto Bania, credo abbia pareggiato nel finale, e invece nel finale vince il Flaibano, che dunque recupera due punti, adesso dovrebbero essere sei i punti di distacco, e continua la crisi del Porcia, altra sconfitta, un Porcia che ed è il Rivignano, no? Oggi è un po' una sentenza per il Rivignano. Una specie di sentenza. Sì, soprattutto la SPAL trova tre ottimi punti e ritrova la vittoria dopo, credo, quattro, forse cinque sconfitte consecutive la San Vittese, che se avesse perso in casa con Rive d'Arcano, insomma, avrebbe si sarebbe rischiato complicata. Di essere coinvolta di nuovo nella zona. Guardiamo la classifica layout. Allora della promo A. Credo che però a questo Brian bastino anche i pareggini, no? O no? Sì, non sei convinto, De Blasi? Beh sì, poi ci sarà uno scontro diretto ancora da giocare, no? E quello potrebbe in qualche modo rimescolare. Diciamo che non carte. Lo ammazza il campionato. No, no? Ma non almeno, lo ammazza. Però, ha un bel passo il Brian. Sì, anche il pareggino ogni tanto così col Fiume secondo me non va preso in maniera negativa per il Brian, dico, credo, oppure sì. No, il pareggio no, è chiaro, c'è lo scontro diretto che può mangiargli quei tre punti, tranquillissimi non sono, ma lo sappia anche il mister, adesso con le partite che mancano, sei punti, sì è vero, sono un bel vantaggio, però non è che posso tirare i remi in barca, uno scontro diretto, certo. Un pareggio, una vittoria, Flaibano, e dopo arrivi psicologicamente col fatto di aver recuperato cinque punti, incominci magari un attimo a... La vittoria però, di oggi però, è quella del sesto Bagnarola. Vittoria importante. La Porcia sì. La Porcia per la salvezza. Flaibano gol di Fabbro, tra l'altro. Primo gol. Dato importante. Nuovo attaccante. Di no? Marco Fabbro. Marco sì. Fabbro, l'ex Fontana Fredda, Zanese, Manzanese, insomma. Quindi, ecco, quell'acquisto lì può spostare gli equilibri. Se Fabbro è quel Fabbro lì, beh, allora il Flaibano può crederci.
Ma sì, anche perché il Flebano comunque sta bene, ha perso domenica a Torre dove avrebbe almeno meritato il pareggio, abbiamo visto le immagini, no, abbiamo visto noi le immagini, poi abbiamo visto il gol di Caracciolo, però veniva da comunque adesso sono 7 vittorie, un pareggio, una sconfitta, quindi sì, è un dato importante. Buono. Il Flebano il suo adesso lo sta facendo. Assolutamente. Davanti c'è una signora squadra. Sempre le Briane che fa quello. Corsa a sé, che ha un passo rispetto alle altre sicuramente. Domani vedremo. Ricordate soprattutto quell'inizio bruciante di campionato con una serie infinita di vittorie. Ecco. In promozione Girone B invece, guardiamo subito la classifica e poi le immagini del Girone B perché è equilibratissima, però c'erano due incroci questo fine settimana, oltre Ronchi. Juventina, Tarcentina che qualcosa doveva dire. E attenzione al Cervignano, tripletta di Panozzo oggi col Costalunga, Cervignano. Di nuovo? Sì, di nuovo. Seconda tripletta consecutiva di Panozzo. Però, ecco, Cervignano è lì, ad inseguire. Io ho paura si vada verso un tris di squadre per il titolo. Questa è la mia sensazione. Di sicuro c'è la Juventina che batte nello scontro diretto la Tarcentina. Immagini. Ottavo risultato utile consecutivo per la Juventina di mister Nicola Sepulcri, che non perde dal giorno in cui fu sconfitta nel derby casalingo con la Progorizia. 4-1 è uno scontro playoff perché a Sant'Andrea arriva la Tarcentina. Ci prova subito Zorzut, montagnese una prima volta, poi la seconda su Predan, salva i suoi ancora in avanti. La squadra biancorossa che trova il vantaggio con Nardella sul finale di tempo. Lo vediamo, passa il pallone, dimenticato da tutti il giocatore in maglia numero 10 della Juventina che con il destro batte. E indovinate un po', il marchio di fabbrica dei tifosi della Juventina si festeggia così. Spizzo nella ripresa, prova a mettere paura a Bon, che però può guardare il pallone uscire, resta in 10 la Juventina, Innocenti viene punito con il secondo cartellino giallo e il conseguente rosso per Innocenti. Il calcio di punizione poi di Kersicola blocca a terra Bon. Attenzione però all'episodio che stiamo per vedere, all'episodio che sta per arrivare, perché dentro l'area di rigore c'è questo contatto tra Mini e Zorzut. Non ha dubbi il direttore di gara, lo Zei di Trieste, indica il dischetto tra le proteste dei canarini di Tarcento. Lo rivediamo l'episodio. La manata di Mini punita con il calcio di rigore, le proteste come detto da parte della Tarcentina, ne fa le spese anche mister Bearzi perché l'assistente Sokolic richiama l'attenzione del direttore di gara e allontana l'allenatore della Tarcentina che sarebbe uscito dall'area tecnica, a quanto poi dirà il calcio di rigore. Nardella non sbaglia, fa 2-0, si regala la doppietta personale, va a chiudere l'incontro, poi ovviamente la festa, si sale ancora sulla rete, salgono un po' tutti i giocatori ma soprattutto i tifosi, giù ancora il cappello, prova a reagire la Tarcentina, la traversa, ferma il colpo di testa di Jacob, il contropiede poi della Juventina che vorrebbe triplicare, c'è questo intervento, vorrebbero il calcio di rigore i giocatori della Juventina, il direttore di gara indica però calcio di punizione, il fallo in effetti è iniziato fuori dall'area di rigore, come vediamo dal fermo immagine, il giusto calcio di punizione concesso dal direttore di gara, poi lo schema è da dimenticare, il tocco laterale per il tiro di Novati che non trova sviluppi migliori, ma può bastare alla Juventina che vince per 2-0, può essere soddisfatto mister Sepulcri. Ringrazio Fabrizio Recchia per le riprese di immagini. Una battuta rapidissima, hai conosciuto il signore? Assolutamente, prima della partita è venuto e ha detto che avrebbe... Ma possiamo, ti ricordi il nome per caso? No, non gliel'ho chiesto, però ha detto che avrebbe esultato così proprio per noi di A Tutto Campo. Perfetto. Che l'abbiamo mostrato l'altra volta. Perché questo ha potenzialità importanti per una futura sigla, perché sta... prestazione importante. Sì. Emily... Che abbiamo sì, sempre per quanto riguarda la promozione Girone B, grandissimo Trieste Calcio, ci segnala Claudio, 9 punti in 7 partite. Sì. Buonasera, in bocca al lupo Nicola Turchetti del Comunale Gonars, tornato in gol dopo il grave infortunio. E infine, sì. Buonasera a tutti da Marino Olivo, da Villa Vicentina, la vostra trasmissione meravigliosa, forza pro Cervignano, alla sua grande e competente dirigenza. E noi ringraziamo e sentiamo, aspetta, Nardella della Juventina.
Raffaele Nardella, doppietta che vale 3 punti, ma è un momento d'oro per te, stai trovando spesso la rete. Sì, diciamo che ringrazio la squadra perché alla fine mi hanno fatto già calciare diversi rigori, questo mi pare che sia il 6° o il 7°. E fortunatamente ho trovato il gol anche su azione, e per fortuna che mi hanno fatto 3 punti perché era una partita importante e per 24 ore siamo in vetta. Quanto contava però vincere oggi uno scontro diretto? Tanto, molto, perché siamo riusciti a stare solamente per una sola giornata davanti e adesso stiamo riuscendo a dare un po' di continuità perché sono 7, questa mi pare che sia l'8ª partita che non perdiamo e quindi speriamo di continuare così. Quindi la domanda è, adesso è la Juventina quella giusta per vincere? Beh, 8 partite senza perdere dicono questo, dicono che è tutto. Poi si sta bene Nardella. Un'altra Juventina, Nardella, ieri tra l'altro in panchina c'era anche il fratello che potrebbe essere vicino quindi al rientro, non dimentichiamoci che non ha avuto Sepulcri un giocatore che in questa categoria può spostare gli equilibri come Michele Nardella, per cui diciamo di sì. Poi Sepulcri potrebbe far giocare anche il tifoso, guarda che in forma. Sì, potrebbe farlo giocare. Hai parlato prima della Pro Cervignano, il calendario mette di fronte Juventina e Pro Cervignano, alla fine. Cervignano all'ultima domenica, quindi wow. potremmo vederne delle belle. Bearzi è arrabbiato però, sentiamo il mister della Tarcentina. E noi abbiamo perso immeritatamente. Per una giornata negativa dell'arbitro, perché anche il primo gol è nato all'ultimo secondo su un fallo per noi, non fischiato, poi rimessa, il mio Verona era fuori, avevamo uomo in meno, eravamo in difficoltà, poi d'altra parte è nata punizione, abbiamo preso il gol fortunato su una deviazione, uno solo nel suo secondo palo, poi secondo tempo io sinceramente le chiedo a lei se ha mai visto fischiare un rigore con presunto fallo fuori area, 1 metro almeno fuori area. Beh, le rispondo anche dalla tribuna, è parso un rigore assai generoso quello concesso, forse ce n'era uno dopo, ma cos'è successo in quel frangente in cui lei poi è stato allontanato, cosa ha detto all'arbitro? No, non ho detto niente, mi hanno mandato fuori perché ero dentro il campo che parlavo col guardalinea, solo per quello, non ho detto assolutamente nulla. Simone Fornasieri ha già risposto che era assai generoso, ha ragione essere arrabbiato e possiamo rivedere quell'episodio anche. De Blasi? Sì, c'è sto braccio aperto, però voglio dire, mi sembra esagerato anche. È vicino l'arbitro. Sì, è l'unica cosa che è vicino, però l'impatto non mi sembra da tramortire l'attaccante. Ecco. Secondo me è fallo di quello della Juventina qui addirittura. Sì, di forse c'è fallo una spinta di iniziale, che spinge. C'è una spinta iniziale, ecco. Sì, mi pare. Poi perde l'equilibrio, il braccio va dove va a colpirlo, perché l'arbitro può aver punito solamente la manata, no? Il calcio di rigore. Sì, abbiamo due allenatori non qua. Abbiamo due allenatori, vi chiedo. Io non so cosa possa aver detto Bearzi e quindi non possiamo giudicare, però mi dite qual è il metro per mandarvi fuori? Voi se potreste segnalare che forse si esagera troppo nel mandar fuori gli allenatori oppure bisogna fare mea culpa e stare un po' più tranquilli? Non lo so, perché io non sono mai stato mandato mai. Fuori, quindi okay, io con l'arbitro non parlo, neanche con gli allenatori avversari, quindi faccio il mio. Perché non è la prima volta, anche l'anno scorso per l'area tecnica. Per questa storia dell'area tecnica. Credo che a volte veramente... Per quella cosa lì vengo richiamato anch'io spesso dai guardalinea, sì, perché, ma non perché ti accorgi. Mandar fuori un allenatore, cioè, Berz è una persona molto precisa, molto attenta, mi sembra un po' strano che... Forse lì bisogna un po' allora, stare attenti. Probabilmente a fine partita, cioè, poi del rigore, credo. Ha detto il mister che stava parlando col guardaline. E per volte andiamo a giocare in campi dove tra l'area tecnica e la linea cioè, ci vorrebbe un po' di elasticità. Poi Soccoli lo ha richiamato proprio l'assistente per farlo allontanare se solo per quello. Perché poi al di là della partita in sé per sé è la squalifica per la prossima, credo al mister. No? Allora, poi sul finale abbiamo le interviste integrali di Bearzi e Sepulcri nell'ultima parte di trasmissione. Prima di chiudere questa parte andiamo un attimo in Lega Pro con Marco Agrusti in collegamento telefonico con noi. Marco, per il finale da Pordenone.
in un collegamento che, se mi permetti, definisco eroico, perché ci sono meno due gradi, siamo veramente a freddo di freddo qui a Pordenone. È finita 0-0, è una notizia non buona per il Pordenone, che non approfitta in questo modo del 2-2 del pomeriggio tra Parma e Venezia, quindi non avvicina il Venezia capolista. Partita nel primo tempo molto aperta, con occasioni da una parte e dall'altra, nel secondo tempo invece veramente brutta. Pordenone che inciampa in casa. Il terreno di gioco del Bottecchia sicuramente non ha aiutato, non era praticamente di colore verde oggi, è un problema che andrà assolutamente risolto, problemi che continuano in casa per il Pordenone. In ogni caso non sono stati persi i punti dal Venezia, sono stati persi invece da Reggiana e Padova, che hanno vinto in contemporanea con il Pordenone. Adesso l'appuntamento sarà per domenica prossima, per la grande sfida di Parma del Tardini. Tra l'altro nel collegamento Marco c'è scritto Marco Grussi da Pordenone, sai come gli artisti che vicino avevano il nome di provenienza? Da Pordenone. Da Pordenone. Ci vediamo domani. Non ti garantisco di esserci ancora domani, perché effettivamente qui veramente il freddo avrà la meglio. Allora ti lascio andare. Grazie Marco Grussi per l'aggiornamento. Questo 0-0 che, come ha detto appunto Marco, non fa felici i tifosi del Pordenone, che potevano approfittare per il primo posto. Messaggi, Emily? Ci segnalano che l'atletico tifoso della Juventina è il fratello del presidente. Ah sì? Sì. Bene. Un Kerpan. Quindi Kerpan di cognome. Un nome non... Non l'avevo riconosciuto, perché io ricordavo il fratello del presidente che esultava con i fumogeni una volta. Vabbè. Ha cambiato. Adesso toglie il cappello. Si è evoluto. Si aggiorna. L'evoluzione. Va bene. Si è evoluto. E visto che siamo andati in Lega Pro, per chiudere questa puntata, guardiamo che cos'è successo in Serie D, per un commento rapido. E diciamo, De Blasi, che il commento va verso Tamai. Questa giornataccia per Cordenons, vabbè, buona giornata per Tamai. Buona per Tamai, che aveva bisogno in qualche modo di una boccata di ossigeno. Tre punti importanti che in qualche modo la fanno essere un po' più serena, visto come l'andazzo delle ultime giornate, dove si era segnalato una caduta libera del Tamai verso zone alle quali non le competono assolutamente. Guardiamo la classifica. Il 4-1 del Cordenons. 4-1 è pesante, però vabbè, ci sta, ha fatto fino adesso sta un percorso non molto, abbassare la guardia. Molto bene. L'importante è non abbassare la guardia. Ecco, prima di un'ultima domanda per Casadio e per Lunian, vi anticipo già, e con la regia possiamo guardare prima categoria girone C, classifica della prima C, perché oggi c'è stata la grande vittoria del Chiarbola sulla Pro Romance, era una sfida ad alta classifica. Chiarbola, che ringraziamo perché hanno permesso oggi di essere lì a riprendere, vedremo domani le immagini. Ringrazio il direttore sportivo Rebez e domani vedremo come è arrivata questa grande vittoria. Quindi vi anticipo già una delle tante partite che vedrete domani a Lunedì in Gol. La prima della Pro Romance, dico una cosa sbagliata. La prima sconfitta potrebbe essere. Mi pare, no? Potrebbe essere la prima sconfitta anche per la Pro Romance, ma controlleremo domani. Bene. Quindi resta solo Ruda imbattuto. Il Brian ha perso? Brian ha già perso. Quindi solo il Ruda è imbattuto a memoria. Domani adesso vai a casa, non vieni a studiare tutti i tuoi dati. Pittirino ha detto che la 19esima gli è portato male, non ha un buon rapporto con il 19. E quindi due imbattute su tre perdono la stessa giornata. Infatti. Quindi 19. Devo chiudere con una battuta rapidamente. La domanda a Casadio è: settimana siete andati a Nova Gorica con le rappresentative, quindi questo è un bel segnale per dire che si sta lavorando, portando i nostri giovani anche amichevoli di un certo respiro, no? Sicuramente, poi per correttezza sottolineiamo il fatto che il mister non sono io, nel Max senso Moras. Io collaboro con Max Mora, quindi non mi prendo meriti che non ho. Ma sei nello staff. Certo, e è importante perché poi andare, lo vedi anche l'entusiasmo della prova dei ragazzi, nel senso che fare un amichevole col Nova Gorica, adesso faremo altri col Fontana Fredda, ma girare in campi anche di società straniere che fanno del professionismo hanno solo dei benefici come impianti pomeridiani, come capacità tecniche degli avversari, e poi sotto l'aspetto tecnico, perché comunque si scontrano con, essendo anche una rappresentativa che gioca contro altre rappresentative di altri livelli, di altre regioni, ai quali comunque non sei abituato, anche aver avuto la possibilità di andare a giocare con Nova Gorica, ragazzi pari età che però vivono comunque l'aspetto sportivo in maniera diversa, gli dà già il segnale di cosa poi al torneo delle regioni si possono trovare davanti. Chiaro.
Beh, complimenti, dico le società favorite queste iniziative, no? Non è quando ce li convocate, magari non lo mando, lo mando. No, ci vuole sensibilità da entrambe le parti, anche le convocazioni di questa settimana, chiaramente i ragazzi che hanno giocato 3 partite sono stati lasciati a casa, si è cercato di gestire i ragazzi per 50 minuti, 55 da entrambe le parti, però deve essere... Sicuramente. Lunian, ultimissima domanda, quando è che... L'Union va a allenare una squadra per vincere il campionato, un campionato, perché sei uno dei più bravi, hai un passato da calciatore importante, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto rispetto per l'SM Gradisca, però quando succede? Non lo so. Quando squilla il telefono. Il mio cellulare è sempre quello. Quando squilla il telefono. Adesso non saranno contenti a Gradisca, no? Però penso che l'ambizione... Che ambizioni hai? No. Ma io ho fatto una carriera da calciatore, quindi la mia ambizione è di fare il professionista anche come allenatore. Però la realtà delle cose è che qua in Friuli il campionato importante nei dilettanti, in questo momento quello di eccellenza, in CND c'è la Triestina, poi c'è il Pordenone, se no c'è l'Udinese, per cui non so. Andrei volentieri ad allenare l'Udinese e con Gigi De Neri, direttore tecnico alla Ferguson, sono disponibile, sono qua, se no. Oppure c'è Zamparini che ne cambia 10 all'anno. Però non dici che vorresti andare a Catania, invece un amore grandissimo. No, ma non sei stanco di lottare per la salvezza, per chiudere? Ma insomma, o si può fare una carriera grossa un po', perché 3 anni di fila, in effetti, però è una cosa... Ma prova a mettere stimolante. Se riesci ancora quest'anno. E quest'anno questa sarebbe la Mission Impossible 2. Più difficile dell'anno scorso, se ce la fai? Credo di sì. Posso dire una cosa? L'Union ha vinto 2 anni fa, comunque, con gli allievi regionali dell'Ancona, che da questa settimana... Ma la Coppa Italia l'ho vinto anch'io, scusa. Con la Manzanese, era la mia prima diretta. Allievi regionali dell'Ancona che da questa settimana sono affidati a Gianluca Birtig, che torna quindi lì. E poi lui si consola la domenica mattina, stamattina ci siamo visti ben presto perché suo figlio oggi doppietta da ex sul campo del Donatello col Cianin Smuzzane giovanissimo. E abbiamo chiuso la grande. Possiamo andare. Con un ultimo messaggio, Emilio, oppure no? Sì. Dalla Pro Romance ci segnalano che sia la prima sconfitta a causa della presenza di Telefriuli, probabilmente. No, non è vero, c'eravamo già stati. Alla prima l'esordio, alla credo, prima. A Sevegliano. Sì. Grazie Emily, grazie come sempre, grazie Marco Casadio, grazie a voi, Antonio grazie Brasi, Simone Fornasiere, ciao, buon campionato a Luca Lunian, grazie. Alla sua SM ringraziamo anche per la puntualità sempre delle immagini della società. Ci vediamo domani io e te. Va benissimo. Dopo la pubblicità le interviste che chiudono la parentesi sul big match di ieri in promozione girone di Juventina, Tarcentina e poi naturalmente replay con Francesca Spangaro. Ciao. Ottavo risultato utile consecutivo, la Juventina di Nicola Sepulcri vince anche lo scontro diretto con la Tarcentina. Mister, state bene? Sì, stiamo bene, oggi è stata una partita non bellissima, molto tattica, dai toni fisici molto accesi, come deve essere una partita di vertice, insomma, abbiamo portato fuori un gran risultato contro una grande squadra, sono molto contento. Ci dà sempre merito ai giocatori, però oggi un merito a te lo trovo io, perché la Tarcentina soprattutto nel primo tempo vi ha messo in difficoltà, subito la mossa di spostare davanti Madonna e abbassare Zurzut, perché in quella parte di campo eravate in difficoltà. Sì, è stato un movimento tattico che ha dato dei benefici, ma che comunque sia avevamo già visto insieme alla squadra, perché ne parliamo regolarmente di queste cose qua, quindi è andata bene. Avete eliminato una diretta concorrente oggi? No, non ancora, il campionato è acceso, le partite sono tutte equilibrate e il passo falso è dietro l'angolo, quindi non abbiamo eliminato nessuno. Cos'è cambiato però da quel 4-1 col Gorizia qui, ultimo risultato negativo per voi? Ma noi secondo me siamo un po' più rilassati, giochiamo più tranquilli, probabilmente nonostante siamo in pochi, perché abbiamo una rosa veramente ristretta, noi siamo in 16, talvolta in 17, però c'è un gran gruppo che sopperisce magari la mancanza di numero con una gran volontà. La Tarcentina che se la gioca sul campo della Juventina le conferma che potete provare a cercare l'eccellenza?
Beh, noi non molliamo, noi siamo venuti qua pieni di orgoglio, perché se era una partita di cartello oltre per la Juventina era perché noi avevamo fatto bene fino a oggi. Oggi sul campo la prestazione c'è stata e sicuramente noi non molleremo. Diciamo che dobbiamo ricominciare a essere anche fuori casa quello che siamo in casa. Ci manca qualche punto fuori casa, dobbiamo ritornare quelli che eravamo, non so, a San Pietro, non quelli di Sistiana, né quelli di Cervignano. Oggi sotto l'aspetto della prestazione sì, oggi dico che è girata storta. Ecco mister, sabato arriva a Tarcentolo il 3, un girone fa io ero presente alla partita, si vide forse la più brutta tarcentina. Avrebbe mai detto un girone dopo di trovarsi in questa posizione di classifica? Ma non lo so, io dico solo che comunque dopo quella sconfitta ero arrabbiato, perché comunque sapevo di avere di allenare una squadra di qualità e non riuscivo a capire bene qual era il problema. Poi quella settimana lì ci siamo chiariti su tante cose, è chiaro che poi la vittoria subito dopo con l'Aurora ci ha sicuramente galvanizzato, da lì in poi è stato un crescendo di 8 risultati utili, ma io sinceramente non sono sorpreso. In giro è vero che siamo una matricola, in giro sento dire sorpresa, 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 però questa è una squadra di qualità, di esperienza, che ha tutto per rimanere lassù fino alla fine. A tutto campo c'è tutto, tutto l'anno fai. Oh, 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 oh.